Scamandi, giunti da Roma.
siamo vicinissimi ad Assisi, a tutta l'Umbria, Padova Francescana, qualche volta. Questo brano che ora eseguiremo, le lodi all'Altissimo, sono una delle preghiere di Francesco. Sono poche quelle proprie autografe e questa preghiera è molto particolare, è fatta solo di nomi. Francesco, da buon contemplativo, non riesce a pregare se non rivolgendosi cuore a cuore alla persona. E quindi lui ha solo nomi da dire, aggettivi o nomi, lo chiama, e lo chiama in tanti modi diversi, come sentirete. Questo brano inizia, la collocazione era all'interno dell'oratorio, ci stima, e sentirete all'inizio gli uccelli che cantano insieme a Francesco proprio questa preghiera. La creazione vive lodando a Dio, diceva già Clemente, perché la loda a Dio, anche se non lo sa, lo loda perché esiste. E Francesco ci ha fatto scoprire questo: le creature in quanto tali sono lode di Dio, tutte, anche gli uomini, anche i peggiori degli uomini, e questo ci rende liberi di lodarlo in ogni occasione, in ogni momento, con chiunque. Lodi all'Altissimo. Thank you.
respira nell'Antico Testamento, ma anche nel mondo, tutta la ricchezza della spiritualità del popolo ebraico. E c'è un testo meraviglioso, che Gesù stesso indica come il primo dei comandamenti: Shema Israele, Adonai Elohe, Adonai Echad, Signore uno, tu lo amerai con tutto il cuore, tutta la mente, con tutte le forze. E ora il brano che ascolteremo è proprio su questo testo ebraico. Sentirete gli ebrei cantare: ascolta Israele. L'ascolto è l'obbedienza, un'obbedienza che non si fa soltanto formalmente. Quello che chiede Dio è un'obbedienza fatta per amore, invece, perché tu amerai Dio con tutte le tue forze. Ecco perché Gesù dice: questo è il primo dei comandamenti, e l'altro è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma Gesù fonda la propria fede, anche lui, sulla fede dei padri, che per lui significava lo Shema. E ora ascolteremo il nostro amico che leggerà invece la benedizione del libro dei numeri, la benedizione di Aronne, un testo che vedo molto caro, no? Questo, vero? E che è usato anche da noi nella benedizione del Messale, ma le benedizioni c'è anche questa. Daber el Moshelemo, Daber el Amar, El Manabi Lamor, Ko Tevarek et Bene Israel Amor Lahem. Ivarek Adonai Beishmelek, Yaseh Adonai Anabelek, Vihune, Isadana, Anabele, e Yasen, Leka, Shalom. Ed il Signore parlò a Mosè dicendo: parla da donne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete i figli di Israele, dicendo: ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga il suo volto verso di te e ti conceda pace. Thank you.
adesso siamo a 50 anni precisi dalla pace di Temes, l'ultima enciclica di Giovanni XXIII, ma dopo 50 anni ancora così attuale, così vicina anche ai problemi della nostra storia. E in questo brano che ascolteremo c'è un'invocazione alla pace, ma in realtà è un'invocazione allo Spirito, lo Spirito di Dio, che è Spirito di pace. Si dice che la pace è una carezza dello Spirito, dono di Dio. Bisogna chiedere questo dono. La pace non è fatta di contratti, di trattati internazionali, se possono servire, ma se la pace non c'è nel cuore degli uomini, dei contratti non verranno mai osservati. Ma il Vangelo ci insegna di vedere che la pace la dona Cristo, è il dono del risorto. Quando lui appare dice subito pace, e lo diciamo nella messa, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Allora questo canto inizia dolcemente, perché la pace è così, è un vento leggero, ma diventa un grido: dona nobis pace, dona nobis pace in terris. Preghiamo, proprio come dice questo canto della pace. Thank you.
tempo pasquale, tempo di gioia, tempo in cui Cristo trionfa sul male, sulla morte, e noi dobbiamo ricordare, ogni anno dobbiamo fare memoria di questo, perché se no siamo travolti dal male che ci circonda e pensiamo di essere dei perdenti. Il cristiano non è un perdente, vince con Cristo. Proprio quella vittoria che passa attraverso la croce e che lo fa essere re dalla croce. Il salmo regno del Signore risulti la terra. Il salmo qui si parla di Dio come il re dell'universo. Non dobbiamo immaginare che questo regno sia fatto di armate, di cose di questo genere. Il regno con cui Dio sbaraglia ogni avversario, quello che trionfa dalla croce, ed è il regno di un amore infinito, potentissimo, più rivoluzionario di qualunque rivoluzione, più potente di qualunque anno. È proprio quello che canta il Salmo: il Signore regna, esulti la terra. Cristo risorto
sparare ai suoi nemici, dice, ma il canto che adesso ascolteremo invece ci porta a un'intimità totalmente diversa. Ave Montis Mensa, una preghiera che scrisse Vincenzo Terzo, che da giovane lavora, sai, Vincenzo Terzo come il Papa delle crociate, combattente, ma anche lui aveva avuto all'inizio, prima di essere Papa, proprio una vocazione contemplativa, e ha scritto tanti testi molto belli, tra cui questo, appunto, di Ave Montis Mensa, una preghiera che Giovanni XXIII amava molto e teneva tra le sue preghiere serali. Maria è speranza del mondo. Lei, gli uomini vedono ciò che il Signore vuole, può realizzare con la sua grazia, e per noi è un segno di sicura speranza. E il mondo ha bisogno di speranza, forse il mondo di oggi più di tanti altri periodi e altri momenti della storia. Avere speranza non solo nei problemi economici o del lavoro, ma soprattutto speranza dentro il cuore, saper trovare un senso alla propria vita, soprattutto questo che è giovane. Guardiamo a Maria come segno di speranza, e il canto della sua sentirete dolcezza ci riporta a quella maternità straordinaria che Maria esercita su di noi. Thank you.
e nel Magnificat il testo si è abituato a recitare, lo riprende ogni sera, no? Di vespere, ma forse non ci badiamo molto a quello che dice. È un testo un po' sovversivo, un po' rivoluzionario, ma direi anche poco corretto, proprio non è per essere molto rigorosi, perché tutto il Magnificat ha un tempo. A Dio non piacciono i ricchi e i potenti, e Dio ama i poveri. Noi siamo sempre un po' stupiti ultimamente perché vediamo Papa Francesco fare un po' questi gesti, no? Che ha fatto sempre, e ci meravigliamo, ma in realtà è normale, siamo il cristiano, ci dice il Magnificat. È il povero che viene sollevato, è questo povero con cui figura Israele, il povero che viene sollevato, quel miserabile che nessuno voleva, ma che Dio ama. E tutto il Magnificat ci dice solo questo: Dio ha guardato alla povertà della sua serva e tutte le generazioni mi chiameranno beato. Spiega la potenza del suo braccio, disperde i superbi nei suoi, nei loro pensieri, pensate, ed esalta gli umili. I ricchi li manda a rivolte e riempie i beni di affamati. I potenti li butta via dai droni per farci sedere gli ultimi, i piccoli. E tutto è magnifico da così. E noi ogni sera lo mettiamo, lo citiamo. E quindi la Chiesa sa che lì c'è la sua identità, lì c'è la sua vera fisionomia, ed è un canto di forte, violento, che magnifica è un po' violento. So che questa sera ci sarà la balletta, mi diceva Enrico, proprio per poter sovvenire alle necessità anche del processo di canonizzazione, di beatificazione, che dobbiamo spendere anche questo. E in questo caso, vedete, la Chiesa è sempre povera, sempre a chiedere l'elemosina, e in questo caso ancora una volta si ha bisogno della carità di tutti. Ma ricordiamoci sempre, il Magnificat è un canto di gioia ed è il canto dei poveri. Oh.
sul libro di preghiere Santa Teresa d'Avila teneva un biglietto, una preghiera di San Juan de Avila, che diceva: «Ama le truppe, ama le spalle, che la Dios tiene, ama le palle. Todo se pasa, Dios no se muda, solo Dios pasa. Nulla ti turba, nulla ti spaventa. Chi sta con Dio non teme nulla, la pazienza vince tutto. Tutto passa, solo Dio resta». Se lo metteva lì perché ogni giorno doveva ricordarsi, in mezzo a tutti, il turbinio delle diverse preoccupazioni, la fondazione e i rischi che l'Inquisizione la mandasse a Roma, e il re che insomma da un po' di problemi ce l'aveva con lei. La povera Teresa doveva ricordarsi che chi sta con Dio non teme nulla. E nonostante fosse una donna pieno 500 in Spagna, Teresa non aveva paura di niente e non si fermò davanti a niente, e riuscì a riformare non solo il Carmelo ma la spiritualità della Spagna, del mondo, della Chiesa, proprio con questa sua incrollabile fiducia. Adesso immaginatevi di avere Teresa e Giovanni della Croce, erano amici, anche se di età diversa, Teresa era più grande di Giovanni della Croce, ma tutti e due mistici, e tanto li trovavano sospesi in aria nell'estasi, quando parlavano di Dio, quindi questi santi un po' strani, un po' mattacchioni, mi sa che sono tutti un po' così, insomma, sempre allegri. E tra di loro la più allegra era Teresa, che diceva che Giovanni della Croce era troppo serio, lo chiamava il mio Socrate, perché era talmente serio, che Teresa invece gli piaceva scherzare. Ecco, questa donna così positiva è il dottore della Chiesa, insieme a Giovanni della Croce, proprio nella mistica. Sentiamo quindi questa eredità straordinaria di questa preghiera, nata nata di Sparta, sta bene anche per noi, non dobbiamo avere paura di niente. Chi sta con Dio vince sempre. Thank you.
Vangelo apostolo della Chiesa è descritta come la comunità che vive insieme, spezzando il pane intorno alla parola di Dio, con quella vicinanza con i poveri straordinaria che la fa essere quel luogo incredibile da cui la grazia comincia a dilagare. Gli altri proprio la descrivono così, un piccolo seme che è destinato a diventare un grande albero. Il brano che ascolterete descrive proprio con quelle parole gli altri, un cuor solo, un'anima sola. Questa immagine così semplice ma così bella, un cuor solo dell'amore e un'anima sola della fede. E le strofe sono tratte da San Paolo, che descrive proprio l'unità della lettera degli Efesini. Dell'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa non dipende da avere tutti la stessa idea. L'unità della Chiesa è di amare tutti lo stesso Cristo e guardare a Cristo, essere uniti a Lui che ci fa essere uno. Nelle nostre diversità possiamo essere uno solo in Cristo, un solo cuore, un cuor solo. Thank you.
diciamo Maria, tra l'altro, perché Gesù è risorto come aveva promesso, è finito il dolore del venerdì santo, l'attesa del sabato e Pasqua. Ma in questo invito a Maria c'è anche l'invito alla Chiesa, Maria immagina della Chiesa, a dire rallegra perché il Signore mi sorge. E allora sentirete, immaginatevi, l'alba della risurrezione. Sentirete all'inizio molto dolcemente si innalza, come si alza il sole, questo canto delle regine celi che poi esplode sempre di più. È la gioia di Maria, la gioia del paradiso, la gioia di tutta la Chiesa. Cristo è risorto, regina celi.
brani sono tutti dedicati alla gioia. E sarebbe bello che anche voi partecipaste. E forse riconoscete il canto del mare che adesso cantiamo. Chi lo conosce può intervenire, può cantare. Il canto del mare è il cantico con cui Israele celebra la sua vittoria sull'Egitto. Ma per noi cosa significa? Significa che nella Pasqua noi celebriamo la nostra vittoria sul mondo, sugli impicci del mondo, sugli imbrogli del mondo, le cattiverie, le violenze. Perché? Perché il mare ha coperto tutto. In questa nuova creazione noi siamo usciti rinnovati e il mare è rimasto sepolto dentro il mare. Il canto del mare è il canto di redenzione. Canteremo in paradiso, dice così l'Apocalisse, il canto di Mosè, quindi dobbiamo imparare, se no come si fa in paradiso? E per imparare il canto del mare bisogna vivere da uomini di Pasqua, uomini che sono passati attraverso il paradiso, che sono salvi, redenti. Allora ascolterete all'inizio proprio le onde del mare, da cui nasce il canto. Il mare rappresenta i nemici di Dio, ma anche queste forze della natura che Dio domina, e Dio è padrone del mondo, Dio è padrone della creazione e ci salva tirandoci fuori da tutti quei flutti e quelle tempeste che attraverso la redenzione lui ha vinto. Il canto del mondo.
salvo che col sorriso diceva la verità e a volte anche in maniera un po' brutta, perché facendo degli scherzi a volte anche pesanti riusciva a insegnare verità che uno voleva accettare. E quando un papa vuole farlo camminare per tre volte, portandoli addirittura l'ultima volta in galera, avete visto anche nel film, no? E l'episodio più vero, il papa gli portò, diciamo, adesso si convincerà, arrivò immediato contro il galero per dinanzi per farlo camminare. Lui vide questo cappello, guardò, sorrise un po', guardò i suoi ragazzi, poi lo buttò in cielo, così, dicendo paradiso, paradiso, come dire, preferisco il paradiso. E non volle mai essere camminare, non si sa perché, siamo del pieno 500, immaginatevi che cos'era il Vaticano del 500. E preferisco il paradiso. Penso che Papa Francesco farebbe un gesto del genere oggi. Ma questo gesto era uno dei tanti che Filippo fece. Perché? Perché lui voleva che i cristiani fossero felici di essere cristiani. Non che fossero tutti presi dall'essere cristiani, no, seri. Che uno pensa che essere cristiano significa essere noioso, antipatico, comune, che non gli va bene mai niente, e tutto quello che vedi. E a volte si è cristiani pensando ugualmente un po' del mondo. Rosso, o perché si era nel palazzo la signorina, o perché uno può pensare che si può fare carriera nella chiesa, no? O si possa di questo genere, sulle sciocchezze, che credo che oggi non esistono più, no? Anche il vescovo mi assicura che non ci sono più. È una cosa antica che non c'è più.
siamo anche più veneri. Ma se Don Marco me lo consente, io questo canto dedicato a San Filippo Neri lo vorrei un po' estrapolare e dedicarlo a Vittorio. Anche Vittorio era di poche chiacchiere, di cui parlava pochissimo, ma amava fare e amava impegnarsi con tutto se stesso per il prossimo. E guardate che sorriso aveva. Guardate se quello non dà un sorriso a paradiso. Io lo contemplavo stasera, lo cantavo e mi veniva in mente Mosè, di cui la Bibbia dice che vedeva l'invisibile. Quello sguardo così pieno di pace, di serenità, che poi ce la comunica anche a noi, veramente contempla e contempla l'invisibile. E credo che sia anche questo un po' il segreto di stasera. Certo, gli inni sono stati bellissimi, noi dobbiamo ringraziare Don Marco per quello che ha fatto per la riforma. Prima di tutto grazie a te per avermi dato una risposta. Poi grazie a te perché non so, io non so parlare, so cucinare, so stasera
celebrato la messa a San Barnaba per gli artisti che c'erano della città e ho commentato un salmo bellissimo che mi sembra possa essere anche la conclusione di quello che abbiamo vissuto stasera. E il salmo diceva che spesso la sera tu vai a letto piangendo e la mattina ti risvegli nella gioia. Vai a letto piangendo per tante fatiche, tante preoccupazioni, tanti problemi che la vita ti riserva. E poi lo Spirito di Dio e il concerto di stasera in Cristo ha dimostrato questo, fa il proprio lavoro. Ma dove ti viene? Stasera ti viene. E la mattina sei nella gioia, perché la gioia è la darsi di me attraverso il suo Spirito. Grazie ancora Marco per tutto quello che ci hai detto.
dice che non ho potuto fare